Headshot bitch, qua è Ametole, benvenuti in questo nuovo commentary. E oggi siamo qua su cerca e distruggi su carbon fossile. E entro subito in partita così diretto, bomba, bomba. E per caricarmi mi faccio finta un po' di essere uno di quei rapper là ai concerti che Chiamala, chiamala. fanno, che caricano il pubblico. Rimo da quando i frati rubavano il Bullrich. Mi trovi in strada con me finte Gucci. Euro immorale, modello Ricucci. La ganga ti cracca, tu scappa. Poi a me succede spesso questo fatto, non so se succede anche a voi, ma a parte qua all'inizio che ti pompi un po' tutto, quindi alla fine, cioè, più o meno riesci quando vedi un nemico riesci ad ammazzarli, ma come, eccolo, l'avete visto? Io su MW3 ho questo problema, non riesco a vedere quei cazzo di nemici. E qua ne uccido uno, però a me sembrano, cioè, che spuntano dal nulla come i venditori di rose. Ciao dai, comprami rosa, comprami una rosa, dai, oggi, io, 5 euro, oggi solo su Carbon, 5 euro, solo una rosa, 5 euro. E allora ora, quando piazzano la bomba, che mi ritrovo uno contro tutti, è inevitabile che io il clan nemico me l'immagino così. Oompa, loompa, doompa-dee-doo, I've got another puzzle for you. Oompa, loompa, doompa-dee-dee, if you are wise, you listen to me. Who do you blame when your kid is up? Brat, pampered, and spoiled like a Siamese. Cat blaming the kids is a lie and a shame. You know exactly who's to blame. The mother and the father. Oompa, loompa, doompa-dee-da. If you're not spoiled, then you will go far. You will live in happiness too. Like the Allora mi dispiace, ma mi risulta ovvio che la vittoria contro questi quattro coglioni è assicura. Poi Sì, l'attacco andiamo avanti, va. Allora, qua stiamo perdendo 1-0, come vedete, quindi io sono da solo, quindi dico mi butto, anche se ho il cecchino, devo un po' rushare per comunque conquistare yard prima degli avversari. Ma ecco che su avviene la stordente. Mi colpisce una stordente. Is we get you a bottle of absolute vodka. Sure, nice. E niente, ti vivi quei 4-5 secondi un po' in stato di ebbrezza. Qua infatti mi uccidono da dietro perché ho sbagliato io a Che farlo. Però confusione. mi era venuto questo dubbio: se la stordente ti fa sembrare ubriaco, l'accecante a me fa questo effetto. Qualcuno vuole un po' di estate? Come quella volta alla Ogni festa che aveva accecato uno con un accecante e poi l'hanno intervistato. Qua abbiamo perso un altro round e io mi ricordo che andando a sinistra c'era quello con l'accecante che mi ha subito preso da dietro, quindi ho aspettato un attimo per andare, infatti sono andato a destra, ma ecco che arriva il venditore di rose, quindi il round finisce qua.
Ma fortunatamente un nostro grande compagno, uno contro tutti, è riuscito a battere tutti i venditori di rose, per cui ci aggiudichiamo il primo round con uno scambio di squadre. E dall'altra parte, io mi ritrovo dall'altra parte, uso sempre il cecchino perché comunque è la mia fede, la mia unica fede. E, io prendo sempre di solito questa strada, strada a destra, e controllo subito se non c'è qualche rusher o qualcuno che si apposta là alla porta sdraiato. Infatti, rischio di diventare prima come Dimitri, ma per fortuna guardo il soffitto e ringrazio Dio. E, mi diciamo arretro un po' perché avevo paura dei rusher che, come ho visto questa partita, comunque mi avevano già ucciso due volte. Per cui ne becco uno. Qualcuno vuole un po' di estate? Dove poi metterò sempre delle reazioni nel caso venga accecato, stannato. Qua ho fatto un assist, non so con cosa, 200. E visto. Ah, cazzo. E andando avanti, qua riesco per fortuna a uccidere questo nemico che mi è andato addosso con la testa. Non so cosa sta facendo. E provo un po' di finezze. Però non c'è nessuno, quindi niente, accanniamo. E rimane l'ultimo uovo, lo vedo. Manco il primo, becco il secondo. E final kill cam per me. E mi sento davvero come sotto i riflettori, ragazzi. È proprio una bella sensazione fare l'uccisione finale. Ben 12 persone che ti guardano. E l'unica sensazione che puoi provare è questa. Allora bisognava aspettare il rap e vivere e ammazzare le giornate, yeah. Con i fra in giro sì, avevo iniziato a fare una vita normale, ma loro mi dicevano che avevo gli spalle coperte. Oppure un'altra reazione tipica all'italiana non può che essere questa. Oh my No! E quindi porto un altro punto a casa importante per la mia squadra. Ma quando voi sentite la musichetta di inizio round, non pensate anche voi a questo? Cerca e distruggi. Facciamo una semplice Come vedete, raga, da questa posizione vado sempre qua, cerco sempre i primi rusher che corrono così. Però non c'è, qui non ci sono, per cui cambio posizione. Tento un no scope, wallbang, ma non c'è. Quindi attivo l'epic mode. I got that on video. E niente, fortunatamente anche questo round è vinto grazie alla mia squadra di francesi. Grazie mille, ragazzi. E partiamo con questo. Per noi è un round abbastanza semplice, cioè ce la dobbiamo giocare tranquillamente perché siamo sopra di una posizione da questa parte, ovvero dalla parte in cui spawniamo, ce le siamo giocate tutte buone le partite. Qua, come vedete, ecco il primo rusher che corre senza neanche guardare se c'è qualcuno, anche se ero abbastanza, cioè, vicino, me la sono cavata bene. Qua ho visto un'esplosione, quindi cerco ancora di vedere se viene qualche nemico ed evitare eventuali Lil Angel Ninecut. Qua, eccolo, la droga! Cioè, in sto gioco ti danno uno zainetto dove te lo apri, cioè, ci metti del tempo per aprirlo e dentro quello zainetto trovi una sostanza che ti rende più forte. Ora, non ditemi se non si sono chiari i riferimenti alla droga. Infatti, qua io mi butto e perdo tutto l'effetto. Infatti, cerco di riprenderla, ma come vedete, tutti i miei amici l'hanno ripresa, ovvero se la sono finita, e io mi sono attaccato al cazzo. Lo zainetto non c'è più niente, non c'è più droga, niente. Ditemi se Call of Duty non induce i ragazzini alla droga. Bah. Che vita, ragazzi. Comunque, qua. E tento un po' di andare random, ma abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo sconfitto i venditori di rose. E guarda che culo sto tipo, cioè, non so, spara al muro, quell'altro spara a me. Comunque, raga, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, io vi dico di seguirmi su Facebook, sulla pagina ufficiale Omiatol, proprio Omiatol così, oppure seguitemi su Instagram o su Twitter e cliccate e cercate Aco9, tutto attaccato. Io vi saluto raga, mettete pollice in giù, però pollice in giù mi raccomando no, eh? No, scherzo, sì, mettetelo, bella!